si parla di lavoro in un momento in cui di lavoro soffre tutto il paese, il meridione in particolare. Sì, io devo dire che rileggendo le pagine Giancarlo Siani, quello che colpisce è come a distanza di 40 anni i temi, i problemi e le sofferenze siano sempre le stesse: mancanza di lavoro, crisi industriale, sicurezza sui luoghi del lavoro, precarietà. Devo dire, fa riflettere questa similitudine, perché ci fa capire come questa terra da 40 anni non sia stata in grado di dare una risposta a dei problemi che si ripetono e che vengono pagati sulla pelle dei cittadini. Tanta gente che ha perso il lavoro, tante persone che vivono situazioni di precarietà molto difficile, e se noi non riusciamo a dare una prospettiva concreta di futuro a queste persone, non possiamo neanche creare una società più giusta, ma anche combattere la camorra. Le due cose si legano tra loro, perché spesso nella marginalità, nelle difficoltà lavorative, si nasconde anche poi la strada per cui le organizzazioni criminali penetrano.